Ciao amici ricaricatori, bentornati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che lo visitate. Se è la prima volta e se siete dei ricaricatori interessati alla ricarica della canna liscia, vi chiedo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere così informati ogni qualvolta che esce un video nuovo. Nel video precedente vi ho mostrato due assetti in calibro 36 in bossolo da 50 con uno con polvere SIPE e l'altro con polvere S4 da utilizzare principalmente per la caccia al capanno. Oggi di quei due assetti vedremo la prova di rosata in placca. Ad una distanza di 15 metri usando uno strozzatore 3 stelle, alla distanza di 20 metri usando uno strozzatore 1 stella. Inoltre vedremo anche la prova di rosata di un nuovo assetto, sempre in bossola da 50 mm, questa volta fatto con polvere GM3. Vi lascio alla prova di rosata, poi ritorneremo di nuovo insieme per vedere questo assetto e la relativa prova in canna manometrica. Nuovo insieme, prima di presentarvi l'assetto che avete visto provato in placca con GM3, l'ultimo assetto, è il caso di fare delle considerazioni su quello che abbiamo appena visto, riportandovi la mia esperienza diretta durante la prova. La prima cosa da dire è che per avere un battimento sicuro si devono prendere in considerazione cosa? La quantità dei pallini che andrà sul selvatico e la velocità degli stessi. Alla velocità degli stessi è inevitabilmente legata la dimensione dei pallini. Maggiore sarà la dimensione dei pallini, maggiore sarà la velocità residua che questi riusciranno a mantenere durante il percorso dall'uscita dal vivo di volata fino all'impatto contro il selvatico. Partirei parlando proprio della carica con SIPE, la prima che abbiamo visto provata a 15 metri e a 20 metri. È una carica di 11 grammi con piombo 11, una carica abbastanza lenta con una velocità iniziale pari a circa 260 metri al secondo. Queste caratteristiche fanno sì che una cartuccia che può essere utilizzata ad una distanza massima intorno ai 20 metri, poiché la velocità residua legata alla velocità iniziale e alla numerazione dei pallini, oltre quella distanza, diventerebbe davvero un azzardo tentare un abbattimento pulito. Con quella carica si può aumentare di qualche metro il tiro utile cambiando la numerazione dei pallini, quindi passando magari a un pallino del numero 8 si potrebbe, in teoria, portare il tiro intorno ai 22 metri. Queste considerazioni ve le faccio per esperienza personale, logicamente legata al tipo di selvatico che noi andremo ad insidiare. In questo caso vi sto facendo riferimento sui tordi. Tra le tre è la cartuccia che ha una più bassa rumorosità allo sparo.
vi dico sempre per esperienza personale che è una buona carica da utilizzare per distanze che vanno dai 18 ai 20 metri. Per quanto riguarda la carica con S4, che è una 7,5 grammi in piombo 10, già allo sparo ci rendiamo conto che è molto più veloce confronto all'altra. Infatti parliamo di un assetto che ha una velocità, una V1 su canna cilindrica, di circa 370 metri al secondo. La rosata alla distanza sia di 15 metri sparata con la 3 stelle che ai 20 metri sparata con una stella ci dà una certa sicurezza per quanto riguarda l'abbattimento su prede come tordi. È un assetto con una velocità tale che se si riesce a concentrare la rosata, quindi a portare un discreto numero di pallini sul selvatico, può dare abbattimenti anche a distanze maggiori ai 20 metri. Adesso parliamo della rosata che avete visto con GM3, l'ultima rosata, una 7 grammi in piombo 11. È la cartuccia che ci ha dato una rosata più ampia, con una maggiore distanza tra i pallini. Di conseguenza, insieme all'assetto fatto con S4, sarebbe quello da utilizzare con strozzature magari più ampie della 3 stelle, ad una distanza ancora più breve. Ciò nonostante, anche 20 metri provata con uno strozzatore di una stella ci riesce a dare una rosata tale da garantire un abbattimento pulito sempre su prede come i tordi. Detto ciò, direi di passare alla descrizione dell'assetto completo per poi vedere il certificato di banco della prova in canna manometrica che è stata effettuata dal Trio Big. L'assetto in questione, realizzato e bancato dal Trio Big, prevede sempre l'utilizzo di un bossolo tipo 1 da 50 mm. Come vi ho detto nel video precedente, può essere un bossolo specifico oppure uno strobossolo rifilato all'altezza di 50 mm. L'innesco utilizzato è un 615 GM3 New in dose di 0,30 grammi. Questa carica, a differenza delle altre, non ha un contenitore, ma ha una borra in plastica biorientabile, una Walandi H26. Il piombo utilizzato è della numerazione dell'11 in dose di 7 grammi. Il tutto andrà chiuso su cartoncino ad un'altezza di 47 mm, logicamente in orlo tondo. E adesso vediamo quali sono le medie dei valori di banco della prova in canna manometrica. Come al solito vedrete il certificato direttamente in video. La media che vi dirò e che potete vedere direttamente in video è data da 5 colpi esplosi in canna manometrica. Tempo di canna pari a 2612 microsecondi con una velocità di 320 metri al secondo rilevata a 2,5 metri dal vivo di volata su canna cilindrica e una pressione di 590 bar. La pressione di questo assetto con i suoi 590 bar è simile a quella che abbiamo riscontrato negli altri due assetti. Vi ricordo la Sipe dava circa 600 bar con 260 metri al secondo, mentre l'S4 550 bar con 360 metri al secondo, quindi questa è una carica che si va a posizionare esattamente nel mezzo delle due, sia per quanto riguarda la pressione che per quanto riguarda la velocità con i suoi 320 metri al secondo. Come vi ho detto per gli altri due assetti, è una cartuccia che vi consiglio di utilizzare per chi logicamente pratica questo tipo di caccia nei momenti in cui la GM3 riesce a dare il meglio di sé. Detto questo, ricordo che i primi due assetti provati in placca sono stati presentati nel video precedente, quindi chi non l'avesse visto può andare a vedere gli assetti che sono stati descritti nel dettaglio e i valori riscontrati dalla prova in canna manometrica. Ringrazio Bar e il Trio Big per i certificati di banco e vi ricordo una cosa importantissima: la prova in canna manometrica fa sempre riferimento all'assetto. Ogni variazione, ogni modifica che noi andremmo a portare su un assetto, questo inevitabilmente porterà ad una variazione dei dati di banco, in alcuni casi anche di molto. Quindi il mio consiglio è, se ne avete la possibilità, anche sui vostri assetti, di procedere ogni volta
ad una bancatura per essere tranquilli dal punto di vista della sicurezza. Detto ciò, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video sempre sul Bunker Wild. Ciao!